vediamo l'ora di partire, ecco, potrei veramente iniziare così, anche perché questa collaborazione che ormai dura da diversi anni sta dando dei buonissimi frutti, perché vediamo questo teatro crescere sempre di più, vediamo che il livello degli spettacoli è sempre più alto. Quest'anno sarà una stagione molto importante, molto interessante ed anche particolare, perché darà la possibilità ad ogni spettatore e spettatrice di affrontare temi importanti, di fare un'analisi sia introspettiva di quello che viviamo nella quotidianità, ma anche di poter cercare di analizzare la società che ci circonda, sia nel nostro piccolo, ma anche nella macro società che è quella del mondo in cui viviamo. Ecco, il linguaggio del teatro è un linguaggio importantissimo ed è per questo che sono molto felice che si continui ad andare avanti anche negli spettacoli per le famiglie, con tu public e quindi con i due eventi dedicati ai ragazzi, ai bambini e alle bambine, e anche con le matinée per le scuole, perché, come dicevo, è un modo di affrontare temi importantissimi, di divertirsi anche, di utilizzare dei linguaggi ironici, però per poter poi approfondire ciò che stiamo vedendo. E quindi è importante che il teatro sia fruibile da tutte e da tutti fin dalla più tenera età. Io ringrazio davvero tanto la cooperativa Excelsior, il teatro Excelsior e Fondazione Toscana Spettacolo, perché veramente questo, il teatro, questa stagione teatrale è diventata un punto di riferimento culturale nel nostro non soltanto nel nostro comune, ma in tutto il territorio. Ecco, la nostra stagione è anche così particolare, porta dei nomi che anche nuovi, anche se poi come abbiamo visto tantissimi dei nomi nuovi sono poi diventati famosissimi e quindi questo ci riempie assolutamente di gioia e di orgoglio, però porta anche un teatro a volte più sconosciuto ma veramente brillante. Questo davvero per noi è importante. Il nostro ringraziamento è davvero totale al lavoro che viene svolto.